Benvenuti alla buona notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. In studio con noi Luca Luzzani, responsabile di Comunione e Liberazione del nostro territorio. Benvenuto. Grazie mille dell'invito, benvenuti a tutti quanti e buongiorno. In corso di questa puntata, Luca, parleremo del centenario di Don Giussani con una serie di iniziative anche sul nostro territorio e poi entreremo nel dettaglio. Partiamo con la copertina del nostro settimanale, Corpi Migranti, una mostra fotografica, la mostra fotografica di Hirzel che viene ospitata al MOCA dal 23 settembre al 15 ottobre, una mostra promossa dal centro Migranti, che ci ricorda l'importanza del tema dell'immigrazione, l'importanza anche di quelle persone che attraversano il mare o attraversano i confini anche dei Balcani e perdono la vita per cercare un futuro migliore. Luca, partiamo da questo centenario di Giussani, sacerdote di Desio, è conosciuto, ma qual è la sua modernità oggi a 100 anni di distanza? Allora, la modernità di Giussani, secondo me e secondo tutti noi, è il fatto che c'è un popolo che ancora cammina, cioè se ancora oggi, diciamo che è la modernità di Cristo in sé, se ancora oggi, a distanza di 2000 anni, questo avvenimento cristiano può affascinare della gente, può muovere della gente, può cambiare delle persone, ancora oggi vuol dire che è ancora moderno, c'è ancora da dire, non solo Don Giussani in sé, che è stato uno dei metodi che lo Spirito Santo ha scelto di venire incontro a determinate persone, ma proprio il cristianesimo in sé ancora ha una modernità in sé, perché ancora, e forse ed è l'unica cosa, come Giussani più volte sottolinea, che risponde ai bisogni profondi del cuore di ciascuno, quel bisogno di felicità, quel bisogno di amore, quel bisogno di giustizia, quel bisogno di bellezza che dentro tutti noi c'è, che non dipende dalla razza, del colore, ma in un esempio bellissimo che Giussani faceva, qualunque donna partorisca nel mondo, che sia un eschimese, che sia un indiano, che sia un italiano, piuttosto che un'altra, quel bambino ha nel cuore le stesse esigenze. Tutti quanti siamo fatti nello stesso modo e a tutti la nostra vita è fatta per cercare di dare una risposta a questo. Quindi la modernità sta nel fatto che Don Giussani ci ha reso vivo ancora oggi questo cristianesimo che per molti poteva magari morire all'interno delle mura semplicemente come frutto di una cultura, di un dato di fatto tramandato dai propri genitori. Don Giussani insiste molto sul tema dell'amicizia con Dio, l'amicizia tra gli uomini. Come movimento di comunione e liberazione, come portate avanti l'esperienza durante l'anno? Allora, l'amicizia sicuramente è un punto cardine del movimento in sé, di quello che Don Giussani ci ha insegnato, ma direi, ribadisco, un punto cardine che dovrebbe essere anche di tutta la Chiesa in generale, perché se da soli l'uomo non potrebbe mai reggere quello che succede nella vita di tutti i giorni, che può andare dalla semplice malattia alla pandemia a qualunque cosa. Invece insieme sicuramente ci si sostiene e soprattutto ci si aiuta a ricordarsi qual è la cosa che più abbiamo a cuore, che è Cristo stesso. Anche quest'anno abbiamo fatto, appunto, negli esercizi spirituali di quest'anno abbiamo proprio meditato sul Vangelo di Marta e Maria, in cui sia Maria capiva cos'era l'essenziale, ma Marta, giorno dopo giorno, insieme alla compagnia di suo fratello Lazzaro e di suo fratello Maria, si è resa conto che l'essenziale era Cristo stesso. E questo è uno dei momenti con cui noi ci aiutiamo. Poi, entrando nel pratico, noi ci troviamo più o meno una volta alla settimana, a seconda di vari gruppi, liberamente, senza grosse forme, a fare quella che per noi viene chiamata la scuola di comunità, che è un momento di catechesi, in cui vengono ripresi i vari testi di Don Giussani secondo percorsi e esigenze di anno in anno che ci vengono proposti dalle sollecitazioni del momento, ecco, diciamo. Poi entreremo un po' nel dettaglio proprio anche delle proposte che avete organizzato per rivivere e vivere al meglio questo centenario. Partiamo ora dai servizi di questa settimana e partiamo dalle ordinazioni diaconali. Sabato 10 settembre in cattedrale il vescovo emerito di Brescia Luciano Monari ha presieduto l'ordinazione di 7 nuovi diaconi. Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
Sabato 10 settembre in cattedrale sono stati ordinati diaconi Don Davide Bellandi di Montichiari, Don Francesco Bertuetti di Gavardo, Don Alberto Marchetti di Toscolano, Padre Stefano Pesce della comunità di Villa Regia, Fra Andrea Tesser, Fra Pietro Graziani, Fra Alessandro Futia dei Carmelitani Scalzi. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Emerito di Brescia, Monsignor Luciano Monari, che nell'omelia si è soffermato su due aspetti da tenere in considerazione nel servizio da diaconi. Il valore del Vangelo è totalizzante e la parola di Dio dà un senso alla vita e alle sofferenze dell'uomo. E solo se avrete la sua immagine dentro di voi, solo allora davvero l'immagine che avete di Gesù sosterrà la vostra fede, il vostro cammino di coerenza cristiana. Quindi il servizio che dovete fare, lo sapete, e tenete presente che per farlo bene dovete prima considerare il Vangelo sorgente di salvezza e quindi di libertà per tutti, ma lo potete fare se è sorgente di salvezza e di libertà per voi. Secondo, dovete considerare Gesù bello della bellezza di Dio, ma lo potrete fare se voi vivrete in voi la bellezza di Gesù, se quella bellezza si trasformerà in voi. E questo richiede necessariamente la preghiera, la contemplazione, l'ascolto della parola del Signore, è l'essergli vicino, è il fare riferimento a Lui. E dice San Paolo nella seconda lettura, annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza al cospetto di Dio. Nell'omelia il Vescovo Monari ha sottolineato l'importanza del servizio. C'è un'esperienza nel momento di comunione e liberazione che contraddistingue proprio tutto il movimento, è la caritativa, cioè sporcarsi le mani per gli altri. Sì, assolutamente. Uno delle, diciamo, cardini del nostro principio educativo sicuramente è quello di, come veniva chiamato negli anni 60, andare in caritativa, perché allora era proprio un andare in caritativa all'inizio. C'erano giovani universitari, giovani liceali che da Milano partivano, andavano verso la Bassa di Milano, quindi da allora si dice andiamo in caritativa, verso la Bassa di Milano, che una volta erano le zone povere della Milano in ricostruzione, dove appunto andavano a fare l'alfabetizzazione di questi bambini nelle cascine e anche insegnare il catechismo basico, diciamo. E da allora rimane uno dei gesti più importanti nel nostro metodo educativo. Perché è più importante? Perché attraverso la caritativa uno impara qual è il bisogno degli altri. Imparando il bisogno degli altri comincia a condividere il proprio bisogno. E quindi si accorge che poi alla fine uno può portare il pacco alimentare piuttosto che andare a aiutare i nonnini nelle case di riposo, qualunque altra forma di caritativa, ma poi si accorge che in realtà il primo bisognoso è proprio lui, che ha bisogno di riscoprirsi bisognoso per andare a più fondo sempre di più di se stesso. E quindi questo è il nostro metodo che utilizziamo. Ecco. Nel secondo servizio, Luca, di questa settimana siamo andati a Cemmo di Capo di Ponte per la professione perpetua di Suor Sara Viotti. La comunità delle Suore Dorotee di Cemmo ha festeggiato la professione perpetua di Suor Sara Viotti. La celebrazione si è tenuta proprio a Cemmo il 10 settembre. Suor Sara, tu sei già morta al peccato e consacrata al Signore mediante il battesimo. Vuoi ora consacrarti più intimamente a Lui con il nuovo e speciale titolo della professione perpetua? Sì, lo voglio. Vuoi con l'aiuto di Dio abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla Sua Vergine Madre? Sì, lo voglio. Suor Sara, classe 1984, è originaria di Gardone Riviera. Ha fatto l'ingresso in convento nel 2012 all'età di 28 anni. Nelle due mani, Suor Vincenzina, madre della nostra famiglia religiosa, faccio voto a Dio di povertà,
obbedienza e castità per tutta la vita, secondo la regola delle suore di Santa Dorotea di Cielo. Lo Spirito mi renda conforme all'immagine del Figlio e come sposa di Cristo possa anch'io accendere quel fuoco di carità che Egli è venuto a portare sulla terra. Non vivendo più per me stessa, ma vivendo Egli in me, mi faccia tutto a tutti nell'animazione cristiana, secondo il carisma educativo della Beata Annunciata. Suor Sara delle Dorotee di Cemmo ha detto sì per sempre. Sono tante anche le proposte vocazionali che il movimento porta avanti, tra queste c'è la vocazione al sacerdozio, c'è la vocazione anche alla consacrazione, quindi anche con i Memores Domini. Sì, esatto, una delle cose più stupefacenti di cui rimango sempre stupito è vedere giovani ragazzi e giovani donne che decidono un sì per sempre a Cristo. E questo, diciamo che nel movimento ci sono due forme fondamentali: o il sacerdozio, quindi attraverso la fraternità San Carlo, che è una fraternità nata ormai 20 anni fa a Roma, che continua a generare preti, ma ultimamente, in una decina d'anni a questa parte, anche suore giovani, quindi c'è proprio anche un ordine, non è un ordine monastico, sarebbe troppo dirlo, però comunque un ordine religioso di suore sempre della fraternità San Carlo, e poi attraverso una vocazione invece laicale, che è quella dei Memores Domini, in cui uomini che lavorano decidono di dedicarsi totalmente a Cristo e vivono insieme in case di uomini e di donne, naturalmente, per poter rafforzare la propria fede a Cristo e il loro proprio sì, attraverso delle regole chiare, quindi oltre alla povertà, l'obbedienza, il silenzio nelle case dei Memores Domini, è una cosa sempre impressionante, recitare magari delle preghiere insieme e così via. Ecco. Però una cosa che mi stupisce sempre, che uno pensa che non possa succedere oggi, invece succede. Succede ancora, e proprio negli ultimi anni abbiamo avuto la testimonianza anche di due sacerdoti bresciani della Fraternità San Carlo, Don Luca Montini e Don Francesco Montini, che entrambi hanno conosciuto l'esperienza di comunione e liberazione all'università e quindi esatto, durante gli studi universitari. Veniamo ora al terzo servizio di questa settimana, parliamo di elezioni, l'appuntamento del 25 settembre è vicino, la Fondazione Comunità e Scuola ha promosso un incontro con alcuni candidati presso il Polo Culturale per parlare appunto di scuola. Verso le elezioni, le proposte della politica per la scuola sono emerse nell'incontro organizzato lunedì 12 settembre dalla Fondazione Comunità e Scuola in collaborazione con ACLI Provinciali, AGESCI Zona di Brescia, Azione Cattolica, FISM, AGE, AGESH di Brescia. Abbiamo chiesto a Igor Penna, direttore della Fondazione Comunità e Scuola, quali sono i nodi da affrontare. In questo momento, nel quale siamo vicini alle elezioni del 25 settembre, è l'occasione anche per ripensare a cosa la scuola può chiedere alla politica. I dati europei ci dicono che l'Italia, tra i 31 paesi, è quella che spende la percentuale inferiore di spesa pubblica per l'istruzione, si colloca all'ultimo posto. Cosa chiediamo alla politica? Innanzitutto chiediamo alla politica di occuparsi meno di riforme a spot, ma di parlare di più con chi la scuola la fa. A questo punto un aumento degli investimenti, che purtroppo negli ultimi 10 anni sono stati costantemente diminuiti da tutti i colori politici, porterà evidentemente a una possibilità di avere maggiore qualità nella scuola. Non è automatico, non è detto che maggiori risorse implichino una maggiore qualità, ma sicuramente minori risorse implicano una minore qualità. Cosa chiediamo? Chiediamo che la scuola diventi il centro del pensiero del paese, non della politica. E dobbiamo chiederci di chi è la scuola. La scuola è dello Stato, è delle famiglie, è dei comuni, è di tutta la società. La scuola che costituzionalmente dovrebbe essere autonoma e dovrebbe avere nella sua autonomia la possibilità di rispondere alle esigenze del proprio territorio, deve vedere questa autonomia effettiva, efficace. E allora le proposte concrete possono essere, per esempio, una vera parità scolastica, un aumento delle risorse, un rinnovamento dei contratti e una stabilizzazione in maniera sistematica degli insegnanti. E chiedere davvero alle scuole, ai dirigenti, alle famiglie, che cosa serve nella scuola.
Nel talk show si parla poco di scuola, si parla poco dei giovani e quando si parla dei giovani si parla spesso dell'emergenza educativa, che è anche un tema che sta molto a cuore al movimento di Comunione e Liberazione. Sì, l'emergenza educativa è sempre stato uno dei, tra virgolette, pallini di Don Giussani, non tanto emergenza, ma comunque il concetto di educazione dei giovani, che però non può essere scisso, secondo me, dall'educazione agli adulti, perché se non torniamo anche a un'educazione degli adulti non potrà mai esserci un'educazione dei giovani. E oggi purtroppo si è un po' perso questo e lo si vede, secondo me, anche dalla grande paura, dalla grande incertezza che vivono molti nel rispetto al futuro. Quindi anche, abbiamo detto della politica, per esempio, ma il fatto che molti non vogliono andare a votare, che vedono male, che la politica è tutto un marcio, quello che è, ma perché la gente ha quasi paura perché non ha una certezza sul futuro e quindi non riesce a decidere lui da che parte schierarsi. Questo non è che è chiaro a me, però comunque concettualmente questa è la base, che manca la certezza del futuro, quindi quella è la vera emergenza educativa, cioè ridare delle certezze agli adulti e quindi ridare le certezze ai giovani. Uno dei libri più importanti di Don Giussani è Il rischio educativo, che è sicuramente uno dei pilastri del suo percorso di catechesi, che appunto descrive tutta questa dinamica qua, che andrebbe, secondo me, infatti presto lo rifaremo proprio come Movimento di Brescia, ripreso e approfondito soprattutto con chi lavora nell'ambito dell'educazione, sia gli insegnanti, ma anche come medico dico che è fondamentale, perché se non avessi letto Il rischio educativo, se non avessi un po' comunque sviscerato quel libro, probabilmente anche nel mondo del lavoro non sarei attento alle persone come invece mi capita di essere. Lei è medico chirurgo in Sì. poliambulanza, appunto il tema della cura è quanto mai importante, oggi l'abbiamo sperimentato anche con l'esperienza della pandemia. Assolutamente, il tema della cura è importantissimo, non solo la cura della salute fisica, ma soprattutto della salute del cuore, mi verrebbe da dire, perché veramente la pandemia ha scombussolato tantissime persone, anche persone con cui lavoro, che ho sempre pensato essere persone di ferro, sono completamente cedute di fronte a questo aspetto qua. E perché? Perché non, per quegli aspetti che dicevamo prima, manca una compagnia che ti sostiene, la gente si pensa sola e quindi sola prima o poi crolla e non ha un punto di certezza fisso, come se, tornando a quello che abbiamo detto prima, se Marta fosse rimasta sempre sulle sue parole, al rimprovero di Maria e non fosse mai andata invece al fondo del rimprovero che Gesù gli aveva fatto. E allora andando a fondo di quello, pian pianino si accorge che l'unica base su cui appoggiarsi può essere Cristo. Questo non tutti l'hanno incontrato, ma per quello che per noi è importante testimoniarlo questo. E a proposito di testimonianza, per le celebrazioni del centenario avete scelto un modello particolare. Questo modello particolare è quello di fissare, potremmo chiamare una tenda, un gazebo in piazzetta Bruno Boni, se non sbaglio, Esatto. dove ci saranno diverse testimonianze, si alterneranno diverse testimonianze. Le iniziative sono incominciate il 17 settembre, ma proseguono tutta la settimana. Esattamente. Io, come responsabile appunto del diocesano del movimento qua di Brescia, mi sono permesso già inizio anno scorso, quindi più di un anno che stiamo lavorando, a fare questa proposta a tutti i miei amici della comunità. Voi cosa raccontereste di Don Giussani? Voi, cioè che cosa vi ha cambiato, fin dove vi ha toccato questa esperienza del movimento? Se dovessi gridare alla città che cosa per te Don Giussani è stato importante, cosa faresti? E da lì sono nate tutte le iniziative. Io ho detto io voglio celebrarlo Don Giussani, perché per me è l'incontro della mia vita, ma non voglio invitare l'esperto su Don Giussani, io voglio che ognuno si metta in gioco rispetto a quello che è stato per lui Don Giussani. Allora ha cominciato uno a dire, ma a me mi ha cambiato sullo sport, allora l'incontro dello sport, ho avuto l'esperienza dell'affido, io ho lavorato in questo modo, e così via, sono nati tutti questi incontri di testimonianze, nate dall'iniziativa di ciascuno, io ho il pallino dei canti, facciamo la serata dei canti, e così via, nel senso proprio in questo senso qua, come testimonianza, perché non stiamo raccontando di una persona eccezionale che è morta 30 anni fa, nel 2005, visto che è nata 100 anni fa, non stiamo raccontando di quello, noi stiamo testimoniando di una persona che è viva ancora, che non è naturalmente Don Giussani, ma che è Cristo stesso, quindi quello è il punto cardine secondo noi.
Ecco, per ripercorrere anche la vita di Giussani avete anche realizzato una mostra che si può visitare a Sant'Afra. Esatto, sì, ci sono due mostre in Ah. realtà, comunque preciso. Una è la mostra, quella che sarà esposta in piazza Bruno Boni, ok? Che è una mostra con dei pannelli che vengono, appunto, verranno raccontati da noi stessi, quindi ci saranno delle guide che uno può venire lì e liberamente la guida gli spiega cosa è stato per lui Don Giussani e lo introduce nel percorso. E poi c'è una nuova mostra invece che è virtuale, che è stata fatta invece questa dal Movimento di Comunione e Liberazione, che invece è visibile su internet, che uno se la può andare a vedere digitando Mostra Don Giussani per il centenario e viene fuori, ecco. Però quella è una mostra molto più articolata che, e non è proponibile in piazza al modello tenda, come dicevi. Quindi qui c'è quella pannelli che è quella più comoda, è un estratto da tutte le mostre precedenti, ecco. Proseguiamo con l'ultimo servizio di questa settimana. All'interno della festa itinerante del settimanale diocesano abbiamo parlato di sport a 40 anni dai mondiali del 1982 e l'ospite era Spillo Altobelli. Venerdì 10 settembre all'oratorio di Cellatica, nell'ambito della festa del settimanale diocesano, è intervenuto Alessandro Spillo Altobelli, che a 40 anni dalla vittoria ai mondiali del 1982 si è raccontato e ha dialogato, intervistato da Massimo Venturelli, con Don Claudio Paganini. 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai in avanti Conti, Traversone, Altobelli, e sono 3, Altobelli. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Oggi la cosa importante è che uno non senta il peso dei soldi. Hanno molti procuratori, mamma e papà, che gestiscono in modo saggio il maneggio. Poi ci attacco anche. Spesso diceva Mazzone, altro grande ministro, cioè Adon, era un romanesco. Mo vedi quello? Quello c'ha i piedi buoni, ma gli manca la capa. Se no gioca bene con le gambe, ma non c'ha la testa, fa guai. Tra aneddoti e curiosità, Altobelli ha parlato anche del ruolo dello sport nella crescita dei ragazzi. Allora, quando delle volte si parlano con ragazzi o i genitori dei ragazzi, no? Ma quello ha fatto carriera perché conosce, lo hanno spinto, Raccomandato. lo hanno raccomandato. Allora, nel calcio non si raccomanda nessuno, perché nel calcio ogni allenamento scendi in campo e vedono tutti quello che sei in grado di fare. Non c'è aiutini. Quelli che arrivano è perché hanno le qualità, tutte le qualità devi avere. Certo, non arrivi perché sei il figlio. No. Provate a pensare solo se ci fossero le raccomandazioni, no? In Italia, all'estero, giocherebbero tutti i figli di magari gente ricca, gente famosa, gente importante. Invece, quelli lì non fanno niente. Quelli che si mettono in mostra, quelli che fanno carriera, i simboli sono figli di operai che hanno visto in casa i sacrifici, essendo aggiunti alle qualità che hanno, allora arrivano in alto. L'ultimo appuntamento con la festa itinerante del settimanale è in programma venerdì 30 settembre alle 20:30 nella chiesa cittadina delle Sante Capitanio e Gerosa, con Don Luigi Maria Epicoco, teologo, filosofo e scrittore, su La voce della parola. Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Spillo Altobelli e anche il valore dello sport attraverso il dialogo con Don Claudio Paganini. E Luca, il Movimento di Comunione e Liberazione è impegnato sul territorio anche con alcune iniziative nazionali che abbiamo avuto modo di conoscere, penso al Banco Farmaceutico, ma anche al Banco Alimentare che prosegue poi tutto l'anno. Sì, queste sono le due, diciamo, estensioni maggiori dei gesti di caritativa che quotidianamente o settimanalmente le persone fanno. Il Banco Alimentare è un'iniziativa nata sempre su un'idea di Don Giussani, quando aveva incontrato l'allora cavaliere della Star, proprio per riciclare, per recuperare il cibo perso che veniva ogni mese buttato via dalle varie industrie. E da allora è progressivamente esploso, diciamo,
questo fenomeno, tale per cui anche oggi a Brescia, da un anno a questa parte, abbiamo una sede del Banco Alimentare giù all'Ortomercato, nato con la collaborazione con la Caritas e tutto, che è un punto di stoccaggio di tutti i generi alimentari che ci sono, e questo è un vantaggio poi per tutte le associazioni territoriali che poi si affidano per recuperare il cibo lì, quindi questo sicuramente ha portato. Ci sono un sacco di volontari, ci sono almeno 7-8 volontari al giorno che vanno giù per sistemare tutto il cibo che arriva, è sicuramente sono grandissime opere queste, come il banco farmaceutico che invece si occupa del recupero di farmaci per le famiglie che non possono acquistare i famosi farmaci da banco e farmaci a pagamento. E come sempre il rischio di queste opere educative, di queste opere di carità, scusami, è quello di entrare in una routine, cioè che se lo fai perché lo devi fare per il bene così. Invece l'attenzione che i vari responsabili hanno nelle varie aree è quello sempre di richiamare al fatto che uno lo fa per sé. E una regola che i volontari di solito rispettano e seguono è quella di trovarsi a leggere prima di iniziare il gesto di caritativa un pezzo del senso della caritativa, che è un piccolo libretto, ma sono 7 pagine che Don Giussani ha scritto, proprio per darsi una regola, per darsi il motivo per cui uno lo fa, che non è perché l'altro ha bisogno semplicemente di cibo. Sì, ma non sfameremo mai il mondo. Noi vorremmo innanzitutto sfamare la nostra sete, il nostro bisogno, e quindi questo è un mezzo per poter entrare in più nell'altro. Anche perché Don Giussani ci ha sempre insegnato che ognuno di noi porta un briciolo di verità dentro. Puoi fare tutto il male del mondo, puoi essere il più bestiale delle persone, ma tu devi guardare l'altro per quel briciolo di verità che porta sempre dentro. E questo è quello che ci fa muovere fondamentalmente, ma con le caritative, ma anche al lavoro. Puoi litigare col collega che più ti è antipatico, ma se non avessi imparato a guardarlo con quel briciolo di verità, penso caratterialmente di litigare con tutti i giorni. Ecco. Il commento al Vangelo di Luca in questa 25esima domenica del tempo ordinario a cura di Don Dino Capra. Non potete servire Dio e la ricchezza. Buona domenica. La parola che il Signore ci fa ascoltare oggi, in questa 25esima domenica del tempo ordinario, segue un po' quella di domenica scorsa. Domenica scorsa ci presentava Gesù misericordioso, una misericordia scandalosa, perché è misericordia per tutti e non solo per qualcuno. Quest'oggi Luca, che è preoccupato soprattutto di far sì di formare il discepolo di Gesù, ci presenta una parola del Signore che chiama il discepolo di Gesù a farsi misericordioso, e lo fa attraverso la parabola dell'amministratore infedele, accostata a quel testo di Amos nella prima lettura, dove la parola del Signore dice agli sfruttatori dei poveri: ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che anziché dare culto a Dio nel sabato, sospirate perché il sabato passi alla svelta per ritornare a sfruttare i più poveri e ad opprimerli. Nel Vangelo di Luca si parla di un amministratore infedele che dà l'idea della società del tempo di Gesù. Una società che deride Gesù, che predica il rispetto del povero, che predica la lealtà, la giustizia. Questo amministratore infedele è un po' lo specchio del suo tempo. Cosa fa? Prende coloro che dovevano al padrone, che lo accusa di rimettere l'amministrazione nelle sue mani perché la fa in modo sbagliato, prende i debitori e li aiuta a scalare il debito. Se fosse stato rimproverato dal padrone, scoperto in questa strategia, gli avrebbe detto: quello che non ti danno i debitori te lo do io, rinuncio io alla mia parte. Ma quello che l'amministratore infedele fa di sbagliato è che trasforma il denaro, che dovrebbe essere un normale mezzo di scambio,
come al tempo di Amos in un idolo. Gesù alla fine di questa parabola ricorda qual è il succo. Non si possono servire due padroni. Vuol dire che sia al tempo di Amos che al tempo di Gesù il denaro non è più strumento di scambio corretto, ma diventa un idolo, si mette al posto di Dio e gli uomini diventano bramosi di denaro. Cosa succede? Che quando gli uomini si riducono ad essere schiavi, non più servi del Signore, ma schiavi dell'idolo denaro, la società ne risente. Ecco perché Paolo, nella seconda lettura, chiede di pregare per quelli che stanno al potere e per tutte le persone che governano una società, perché diventino persone che garantiscono alla società la giustizia, l'equità e non la schiavitù del denaro. Non so quanti di noi credano oggi che la preghiera serve per coloro che hanno il potere perché diventino persone corrette. D'altra parte non abbiamo altra possibilità che questo, ritornare a servire il Signore liberandoci dalle schiavitù che ci opprimono e rendono sbagliato il mondo in cui viviamo. Buona domenica. Torniamo in studio con gli appuntamenti della settimana, martedì 20 settembre alle 20.30 al Teatro Politeama di Manerbio prosegue la presentazione della lettera pastorale. Domenica 25 settembre si ricorda invece la giornata mondiale del migrante e del rifugiato con 3 celebrazioni, alle 10 la messa a San Faustino, alle 10.30 a Sant'Alessandro e alle 11 alla Stocchetta e saranno animate dalle comunità immigrate. Infine lunedì 26 settembre alle 20.45 nella chiesa di San Francesco la veglia ecumenica per il creato. Luca, ogni settimana ci salutiamo con una parola o con una frase. Cosa hai scelto per i nostri telespettatori? Ho scelto una frase che Don Giussani ha detto in occasione del convegno dei movimenti che c'è stato in piazza San Pietro con Papa Giovanni Paolo II. E dice, il vero protagonista della storia è il mendicante. Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo, mendicante di Cristo. Penso che questa riassuma tutto il pensiero e l'attenzione di Don Giussani nella sua vita, che è quella di farci appassionare, farci innamorare, usiamo un termine che è comune e facile da comprendere, di Cristo. Ma proprio perché noi ne abbiamo bisogno, non possiamo prescindere da questo fatto qua, abbiamo bisogno di qualcosa che ci compia completamente. E allora il vero protagonista è il mendicante. Il mendicante, secondo me, è la parola chiave di ogni uomo. Se ti accorgi di essere mendicante, tutto acquista un senso, perché tutto è una scoperta. Grazie a Luca Luzzani, responsabile diocesano del Movimento di Comunione e Liberazione, e da Luciano Zanardini, appuntamento alla prossima settimana.